Buonasera e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Classica, ma non troppo, l'ultimo dedicato per ora a Felix Mendelssohn. Lo riprenderemo più avanti parlando del concerto per violino, però oggi voglio concludere affrontando il tema della sua produzione cameristica. Anche qui però va fatto un discorso introduttivo sullo sviluppo della musica da camera nel periodo romantico. Abbiamo visto che nei periodi appunto precedenti storici la musica da camera, come dice appunto la parola, nasce per esecuzioni private in ambienti nobiliari, quindi non era destinata all'esecuzione concertistica, ma ad allietare le serate nelle case appunto nobiliari, e questi nobili partecipavano essi stessi all'esecuzione musicale. Quindi il compositore doveva, quando componeva la musica, tener conto di che i nobili non erano dei musicisti professionisti, e quindi doveva anche calibrare la difficoltà tecnica del brano. In questo caso parlo del quartetto d'archi, in modo che il nobile, che appunto non era un musicista professionista, potesse eseguire con soddisfazione il brano, e quindi le difficoltà tecniche non dovevano essere troppo complicate. Le cose cominciano a cambiare nel periodo romantico con la nuova classe sociale che si stava sviluppando, ossia la borghesia. I borghesi organizzavano anch'essi delle serate dedicate appunto all'esecuzione della musica da camera, ma in questo periodo, proprio in questo ceto borghese, nascono anche gruppi di strumentisti che si organizzano per creare dei gruppi da camera e dando dei concerti a pagamento ai quali i borghesi partecipavano. E quindi nasce proprio, si trasforma anche parzialmente l'utilizzo, la fruizione della musica da camera, che anche diventa anch'essa destinata alle sale da concerto. In questo modo anche la difficoltà tecnica delle composizioni aumenta, perché erano destinate ai professionisti. In questo caso, appunto, in questo contesto, nasce la maggior parte della produzione cameristica di Felix Mendelssohn, come i bellissimi sei quartetti per archi, l'ottetto per archi e altra musica da camera molto bella e importante. Mentre per una dimensione privata, quindi non dedicata alle sale da concerto, ci sono le bellissime romanze senza parole. Ne abbiamo già parlato la scorsa volta riguardo al secondo movimento del concerto per pianoforte, dove appunto vi è una romanza senza parole, in questo caso per orchestra, mentre ne compone diverse per pianoforte, vediamo poi romanza senza parola, quindi una melodia come se fosse una romanza, ovviamente senza le parole, perché non è cantata ma è solo eseguita, e questa non ha finalità in alcun modo virtuosistiche, quindi non deve esprimere i virtuosismi, le capacità tecniche dell'esecutore, ma deve dare spazio a sentimenti, emozioni intime, e quindi la grande bravura dell'interprete nell'affrontare queste pagine meravigliose è proprio quello di capirne l'intenzione ed esprimere tutto quello che il compositore intendeva attraverso la composizione appunto delle romanze senza parole. Per quanto riguarda Felix Mendelssohn, per ora ci fermiamo qua. A partire dalla prossima volta voglio affrontare un grande compositore italiano e bergamasco, che
che è appunto Gaetano Donizetti, proprio agganciandomi alla musica da camera, poi scoprirete perché. Quindi per oggi è tutto e vi do appuntamento alla prossima settimana, dove inizieremo a parlare di Gaetano Donizetti. Grazie e buona serata.